Abbandonato in un cassetto di casa, mia nipote ha scoperto un vecchio libro bellissimo, con un titolo che ha suscitato in lei una particolare commozione. Cara Arzignano. Certamente è un titolo che suggerisce l'affetto di chi ha raccolto queste testimonianze, queste memorie della nostra città. L'ha sfogliato con trepida curiosità. Esso racconta tempi ormai lontani, mostra fotografie di strade, di piazze, di persone, di scorci di vita di allora. Cara Arzignano di ieri. Ed oggi? Quanto è mutata oggi? Certamente è una città diventata più estesa, più rumorosa, più viva di gente che ha fretta, che viaggia, che lavora. Ecco perché è sorto in noi il desiderio di rivisitarla, di riscoprirla, questa città. Forse non la conosciamo veramente, forse abbiamo vissuto qui in modo distratto, indifferente, ed abbiamo bisogno di guardarla con occhi più attenti, come gli occhi di un arzignanese che è stato lontano per tanto tempo e che, ritornando, scopre quanto è cambiata e quanto conserva ancora del passato. Vista dall'alto, la conca che raccoglie il vecchio centro cittadino sembra quella stessa che si ammira in una vecchia foto. Ma a guardar bene, si intuisce che molti spazi verdi sono stati occupati da edifici nuovi di stile moderno. Dall'alto si può seguire anche la piega sinuosa della valle solcata dal fiume. Sempre così è stato chiamato il torrente Chiampo, spesso impetuoso d'acqua e spesso secco, con ammassi di ciottoli bianchi e neri. Un'inquadratura della Tavica Rocca ci riporta immutati i segni di simboli dell'Arzignano antica, quella dei conti del 1200 e quella passata attraverso il dominio scaligero e poi la signoria dei Visconti ed infine sotto lo splendore della Repubblica di Venezia tra il 1300 e il 1400. Tali simboli sono saldamente presenti sulle vestigia delle porte e della cinta muraria di pietra basaltica, che ben delimitano il borgo di Castello. Ma la storia della città risale certamente ad epoca più remota. Infatti, i reperti archeologici, trovati nei pressi della frazione di Tezze, testimoniano la presenza in questo territorio di una tribù menenia, già nel secolo I avanti Cristo. E che dire del grifo, il mitico animale alato posto sulla colonna di piazza? La sua antica rappresentazione la si incontra in una formella, scolpita a basso rilievo e murata sul lato destro del portale quattrocentesco della chiesa di Castello. La comunità arzignanese l'ha adottato da secoli come insegna araldica rappresentativa. Il comune di Arzignano ne ha fatto lo stemma ufficiale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica nel 1972. Ma il significato allusivo del misterioso uccello resta ancora oggi oscuro, nonostante le tante ricerche effettuate dagli storici cittadini.
Anche il palazzo municipale presenta una certa patina del tempo. È stato infatti costruito più di 100 anni fa su progetto dell'architetto Caregaro Negrin. Esso ospita molti dipinti del famoso concittadino Achille Beltrame, l'illustratore della Domenica del Corriere. La piazza antistante, già Piazza Statuto, ora Piazza Libertà, mostra restauri recenti alla pavimentazione e all'addobbo. Altrettanto è capitato ai palazzi di contorno e i lavori sono sempre in corso. Una particolare attenzione merita la Villa Mattarello dell'architetto Muttoni. È il più importante edificio storico cittadino del 1738. Il piazzale ospita anche il monumento ai caduti per la patria. Nell'angolo trovavano rifugio un tempo gli attrezzi e l'autopompa dei vigili del fuoco. Ora ha la sede il caratteristico ristorante al teatro. Di rimpetto, dal loggiato della villa, si scopre la moderna sede della Banca Popolare di Verona, l'istituto che ha assorbito nel 1989 la gloriosa Banca Popolare locale. Palazzo Serpe è l'altro edificio storico sito in Corso Mazzini. Una visita al Duomo di Ognissanti è d'obbligo almeno per ammirare la Gloria dei Santi e gli altri grandi dipinti della Rizzi e del Pupini, restaurati nel 1984 in occasione del centenario della consacrazione della Chiesa. Degni di nota poi il copioso patrimonio scultoreo, proveniente in parte dalla prima chiesa settecentesca, e la Via Crucis, rappresentata in basso rilievi d'argento, che orna le navate laterali. Quattro passi in Corso Mazzini ci portano a vedere il nuovo complesso residenziale di Largo Marchi, sorto al posto dell'omonima vecchia filata. L'oratorio di San Gaetano, qui vicino, svela sulla lunetta d'entrata un'opera giovanile di Achille Beltrame. Sempre in Corso Mazzini si trova l'imponente edificio delle scuole elementari. Inaugurato ai primi del 1900, qui fu ospitata anche la prima scuola di avviamento professionale. Al centro dell'aiuola c'è il monumento a Fabio Filzi, il martire dell'irredentismo, che nel 1916 sostò in città come ufficiale delle truppe alpine. Visitando il centro cittadino, una rapida attenzione dobbiamo riservarla ai negozi e alle case allineate in Corso Matteotti. Il vecchio e suntuoso Palazzo Bonazzi è ora sede della ditta Merlis Confezioni, nota in tutto il mondo nel campo del prêt-à-porter. In via Garibaldi si notano le ristrutturazioni di alcune vecchie abitazioni signorili e le due gallerie che danno respiro agli interni di conglomerati abitativi recentemente risanati. Di scorcio, tra gli edifici, spunta la sagoma elegante dell'asilo Bonazzi,
un giardino di infanzia tra i più grandi d'Italia, dono munifico della ricca dinastia arzignanese della seta. Le filande un tempo erano il simbolo del lavoro locale, come oggi lo sono le concerie. A fianco dell'asilo c'è la prima scuola media, intitolata al grande poeta della Val del Chiampo, Giacomo Zanella. Prima di allontanarci dal centro cittadino, una panoramica dobbiamo dedicarla al Campo Marzio e alla cerchia dei platani secolari. In verità ne restano pochi. Qui, nel dopoguerra, è sorto il primo e unico grattacielo arzignanese. La piazza Marconi, il largo De Gasperi con il fondale della vecchia stazione, insieme al Campo Marzio, costituiscono lo spazio che ospita i mercati e la tradizionale Fiera dei Santi, ai primi di novembre. È questa la parte del vecchio centro cittadino che più ha mutato volto, essendo spariti due importanti punti di riferimento: la tranvia vicentina e la Roggia. La Roggia, quel corso d'acqua permanente che correva sul lato lungo di Campo Marzio, stretto tra i platani, regno dei pettegolezzi delle lavandaie, che approfittando delle acque limpide risciacquavano i panni. La Roggia, che diventata lo scarico a cielo aperto delle prime concerie nel dopoguerra, fu destinata alla canalizzazione sotterranea. Ed ecco la cosiddetta passerella. Costruita pochi anni fa per dare comodo accesso agli impianti sportivi e alle passeggiate oltre fiume, è diventata ormai una mostra permanente delle libere fantasie murali dei nostri artisti estemporanei. Ma consoliamoci, ammirando l'acqua del Chiampo, che dopo gli anni della inciviltà ecologica è tornata trasparente a brillare del suo antico colore. Del settimanale mercato del martedì, pochi, fra i numerosissimi affezionati frequentatori, sanno che è stato attivato nel 1392. La Fiera dei Santi, dal 1 al 4 novembre. Istituita già nel 1404 dalla Repubblica Serenissima di Venezia, attrae visitatori da tutta la Valle del Chiampo e dintorni. Il grande Luna Park è sempre vivacissimo e fa la gioia di tutti i bambini, di ogni età.
immersa nel verde, ancora oggi, come un balcone fiorito rivolto verso il centro della città, ecco apparirci la chiesetta di Santa Maria delle Grazie. Appena più in basso fa bella mostra di sé Villa Brusarosco, dal nome degli ex proprietari, ora sede della Biblioteca Civica e cuore della vita culturale arzignanese. Al piano merita uno sguardo Casa Molon, ora Mastrotto, una testimonianza di architettura del XVI secolo. Alla base del colle che sostiene il complesso del castello, lo spazio è ormai tutto occupato dalle abitazioni recenti, che costituiscono il villaggio mantovano, dominato dalla mole imponente dell'ospedale. Ora, spostandoci verso la periferia che conduce a Chiampo, percorriamo via Trento. Nella residence Il Cristallo ha sede la Banca Popolare Vicentina. A destra, sulla collina, fra gli alberi del parco, si rivede il complesso ospedaliero. Più avanti visitiamo la chiesetta dei Cappuccini, che fa parte del Collegio delle Madri Canossiane, già convento di San Bernardino nel 1600. Poco più in là, ecco il nuovo plesso scolastico ed infine la chiesa votiva di San Rocco, sorta dopo le pestilenze del 1500-1600 ed appena restaurata. Qui vicino sono sorti due importanti nuovi quartieri. Uno verso il colle del Main, con eleganti villini e condomini. L'altro sulle aree libere al di qua e al di là del fiume, favorite dalla presenza del ponte di San Zeno. Sotto la pedemontana di Poiaracca si possono ammirare tutti gli impianti sportivi. Appena dopo la passerella, ecco la nuova sede della sezione Alpini. Ma è tempo che guardiamo cos'è successo all'area cittadina un tempo occupata dalle officine Pellizzari. La tradizione elettromeccanica arzignanese ha trovato dopo varie vicissitudini una continuità nello stabilimento della Marelli Motori, dislocato in periferia verso Montecchio Maggiore. Qui è conservata ed onorata anche la stele a memoria degli operai che nel 1944 subirono le barbarie naziste. L'ampio spazio reso disponibile dallo smantellamento delle officine, oltre a quello libero della cosiddetta prateria Vignati, è ormai da tempo occupato quasi tutto da nuovi insediamenti privati e pubblici. Un supermercato, le caserme dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Qui, a testimonianza del legame che univa la Pellizzari alla Marina Militare, è sorto anche il monumento ai marinai arzignanesi. In questo itinerario poi troviamo importanti strutture urbane, come la scuola media Ettore Motterle e all'estremità di Viale Vicenza la Cittadella degli Studi, con l'Istituto Tecnico Conciario Galileo Galilei, il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, l'Istituto Commerciale Marco Polo. Qui si respira sempre aria di gioventù. Ma anche il centro residenziale per anziani ha un aspetto sereno e dignitoso, con ampi spazi verdi, segno del rispetto e della cura che Arzignano dedica anche a chi, dopo una vita di lavoro, merita un po' di riposo.
Qui vicino, inserita nel tessuto urbano, si erge l'opera stupenda del grande architetto pistoiese Michelucci, la chiesa di San Giovanni Battista di Villaggio Giardino. Entriamo un momento e visitiamola. Anche se l'emiciclo intorno all'altare in questo momento è deserto, par di sentire viva la partecipazione dei fedeli. Ed il crocifisso deposto dello scultore vicentino Quagliato sembra offrirsi alle cure amorevoli dei parrocchiani. Accanto alla chiesa, il Michelucci ha ben ordinato lo spazio di piazza, delimitato dagli edifici della casa della comunità e delle scuole, un insieme significativo della vita del villaggio. Ed ora occupiamoci della zona industriale, che da Viale Vicenza si estende fino all'argine del torrente Chiampo ed arriva ai confini con Montorso. Strada, quinta strada, decima strada, par di essere a New York, anche perché qui il colore della pelle e i caratteri somatici dei viandanti sono molto internazionali, come le targhe degli autotreni. Certamente questo insediamento moderno, nel bene e nel male, è un vanto della nostra città, che dà lavoro a tanti. Vi sono raccolte, in ampi spazi, molte costruzioni industriali d'avanguardia, specialmente del polo conciario azignanese, che è tra i più avanzati del mondo. Basti nominare i gruppi Mastrotto e Dalmaso. Anche il grande e impressionante depuratore può essere annoverato fra le realizzazioni d'avanguardia, considerato il più grande del mondo per quanto riguarda il comparto concia, pur con le sue quotidiane difficoltà. Esso ha la capacità di trattare 25.000 metri cubi di scarichi giornalieri, trattenendo giornalmente 250 tonnellate di fanghi. Entriamo in una di queste concerie modello per tentare di documentare, in rapida sintesi, dove nasce tanto benessere della nostra città.
Certamente qualcuno dei vecchi conciatori arzignanesi, che ricorda le condizioni di lavoro di 50-60 anni fa, documentate nel nostro vecchio libro, sarà sorpreso da queste immagini. Ora anche un reparto di bottali è ordinato e pulito, e di ciò non possiamo che rallegrarci. Ma l'industria cittadina, oltre al polo conciario, vanta tanti altri gioielli. È doveroso ricordare che la gloriosa Pellizzari, scomparsa negli anni 70, è stata il seme di altre ditte elettromeccaniche prestigiose. Calpeda, Lovara, Anzolini, Marelli, Gonella, Sea, Ferrari Ventilatori e tante altre. Ma degne di nota per la loro rinomanza nazionale ed internazionale sono anche ditte di altro indirizzo. Basti citare la SME Elettronica, la Micro Italiana, le Cartiere Marchi, il Gruppo Poletto, la Bergi. Oltre a tante imprese commerciali ed artigiane, elencarle tutte sarebbe lungo e certamente potremmo penalizzarne qualcuna per dimenticanza. Tutto questo fervore di attività e questo giro vorticoso di affari ha attirato in città, specialmente nell'ultimo decennio, numerosi istituti di credito. Così, oltre a quelli di vecchia sede, come la già nominata Banca Popolare, un tempo di Arzignano ora di Verona, o la Banca Popolare Vicentina, o l'Ambro Veneto, già Banca Cattolica, o la Cassa di Risparmio, hanno aperto sportelli il Credito Italiano, la Banca di Roma, la Banca Commerciale e la Banca Nazionale del Lavoro. Ecco, il nostro itinerario, che velocemente ha esplorato l'Arzignano di ieri e di oggi, potrebbe concludersi qui, con qualche veduta particolarmente suggestiva, come i ciliegi in fiore sulla nostra collina, o uno scorcio di vigna dorata che ci ricorda il profumo ed il sapore unico del nostro vino Durello. O i colori dell'autunno a Villa Brusarosco, o una spruzzata di neve su un panorama imbronciato.
piccole apparizioni di un Arzignano by night. La chiesa arcipretale del 1850 conserva opere preziose, come il polittico quattrocentesco, appeso alla parete sinistra del presbiterio, opera dei maestri vicentini Niccolò Pizzolo e Andrea Mantegna. Sulla parete destra si ammira la pala della Visitazione di Francesco Maffei del 1645. Infine, una reliquia preziosa della Sacra Spina è chiusa in un'artistica teca d'argento battuto a sbalzo del XVII secolo. Borgo di Castello, sfruttando la sua posizione dominante, sembra sorvegliare la gente del piano. E la rocca, come l'ala del grifo, sembra proteggere la città. Forse, ora, la conosciamo un po' di più, questa Arzignano, che cambia ogni giorno e corre, freneticamente, verso il 2000. Thank you.